Bene, dopo la serie di video precedenti iniziamo ad analizzare nello specifico la routine di mungitura vera e propria. Questo è fondamentale perché dalla corretta routine di mungitura avviene tutta quella serie di processi che portano ad avere un latte di qualità e rispettare le strutture anatomiche della mammella e del capezzolo della vacca senza indurre stress all'animale stesso. Innanzitutto nella routine in sala di mungitura, stiamo parlando, si inizia dalla prima vacca di competenza della fila fino alla fine del resto degli animali. Occorre eliminare prima di tutto i primi getti di latte. Cosa significa? Significa fare una mungitura manuale rimuovendo 3-4 getti di latte con il movimento di mungitura in modo tale da poterlo esaminare, eventualmente raccoglierli nel caso in cui vi siano alterazioni del secreto. Occorre evitare di bagnare le mani di latte e di bagnare anche i capezzoli. Se capita di bagnarsi le mani di latte, occorre immediatamente disinfettarle con una soluzione appositamente preparata in un contenitore. Questo perché? Beh, innanzitutto perché occorre ridurre il rischio di contaminazione delle mani con batteri patogeni e quindi il rischio di trasmissione da un animale all'altro. Vi ricordo che la mungitura deve essere sempre eseguita con i guanti. Come mungere a mano? Vi sono almeno due tecniche per quanto riguarda la mungitura manuale. Qui è indicata una delle due, che è quella del strizzamento progressivo del capezzolo dall'alto in basso in modo tale da far fuoriuscire il latte dallo sfintere del capezzolo. Questo è un sistema. Bisogna assolutamente non bagnarsi le mani di latte. Vedete come prendendo il pezzo in questa posizione il flusso del latte fa sì che non venga a contatto con le mani del mungitore. Cosa permette di fare questa eliminazione dei primi tre getti di latte? Beh, innanzitutto di identificare il latte anomalo o mastitico. Permette di evitare che il latte anomalo entri nella vasca, nella cisterna. Consente di fare un effetto di lavaggio, quindi di pulizia del canale dello sfintere del capezzolo, quindi della fuoriuscita dei principali getti che sono quelli più contaminati da batteri. Permette di lubrificare il canale dello sfintere del capezzolo, di eliminare le cellule di sfaldamento, eliminare quindi anche i microrganismi presenti e innesca quello che è il meccanismo della scarica di ossitocina e quindi il meccanismo dell'eiezione del latte. Vi ricordo in assoluto che l'eliminazione dei primi getti è la prassi che consente di identificare i problemi di latte mastitico. Se il latte eliminato ha delle caratteristiche anomale, occorre insistere a mungere manualmente altri getti per accertare che nel processo di eiezione del latte vi sia un'alterazione costante del latte o tenda a normalizzarsi. Dopodiché si effettua la palpazione del quarto per sentire se il quarto ha degli indurimenti, degli aumenti di consistenza. In caso di dubbio occorre effettuare il CMT, ovvero il California Mastitis Test, trattato in un altro video di questa serie. Occorre poi ricordarsi di effettuare un controllo attento della mammella a fine mungitura per verificare se il quarto affetto o i quarti affetti presentano ancora delle alterazioni, dei gonfiori o degli indurimenti, spessimenti, ad esempio a livello della cisterna della mammella o a livello del resto del parenchima mammario. Quale sarebbe l'ordine di mungitura corretto in tutte le aziende? È un ordine che va a rispettare quella che è la sanità delle mammelle degli animali. Beh, innanzitutto occorre mungere per prime le primipare. Perché? Perché queste normalmente hanno delle mammelle sane e permette in questo modo di evitare il passaggio di patologie agli animali più giovani della stalla. Poi occorre mungere le vacche sane e fresche, mungere il resto della mandria e per ultime mungere le vacche identificate problema, in quanto dopo queste ultime si fa poi la disinfezione e il lavaggio dell'impianto. Questo è universalmente accettabile senza alcun riferimento al sistema di stabulazione alle dimensioni della mandria. Ciò significa che in una stalla a stabulazione libera occorre rispettare questa sequenza suddividendo i gruppi e rispettando l'ordine di mungitura dei gruppi.
In una stalla a stabulazione fissa occorre mettere gli animali problema in fondo alla mungitura e le primipare all'inizio della mungitura. Nel caso in cui ci sia un gruppo unico, occorre individuare le vacche problema e con cellule alte e mungere con un gruppo a parte, disinfettandolo a ogni utilizzo. Mi rendo conto che queste siano pratiche difficilmente applicabili nelle stalle, ma da qui passa la salute delle mammelle dei vostri animali. La routine di mungitura è data da una serie di manualità e accorgimenti eseguiti in progressione per mungere in maniera corretta. Proprio per questo si chiama routine, è una serie di passaggi fisso. Ogni sala di mungitura, ogni allevamento deve avere la propria routine. Perché? Perché cambia il numero dei gruppi in mungitura, cambia il numero degli addetti, cambia la distanza dalla quale gli animali vengono portati dagli ricoveri alla sala di attesa, cambia il carattere degli animali, cambia tutta una serie di caratteristiche del mungitore, tale per cui bisogna agevolare le prassi. Soprattutto le caratteristiche individuali del mungitore incidono sull'organizzazione della routine, in quanto una delle prassi più difficili è proprio quella di modificare le abitudini dei mungitori. Siccome queste abitudini tendono a ritornare al punto di partenza nell'arco del tempo, ogni anno è importante una verifica da parte di specialisti della propria routine di mungitura. Prima di iniziare la routine, quando le vacche entrano in sala, occorre l'identificazione delle vacche della fila. Anche perché se sono presenti delle vacche da mungere a parte col secchio o che necessitano di particolari attenzioni, occorre predisporre il gruppo di mungitura in corrispondenza della vacca. Quindi modificare le impostazioni dell'impianto, l'attacco dei tubi, del latte, nel vuoto, e quindi preparare la postazione per la vacca stessa. È molto importante predisporre i tappi di chiusura della guaina in corrispondenza di vacche con quarti ciechi. Cosa significa? Significa che se abbiamo una vacca a tre quarti con un quarto cieco, il quarto cieco non deve essere attaccato, ma deve essere messo in corrispondenza della guaina del prendicapezzolo, il tappo, di solito sono bianchi o arancioni, che permette di evitare l'ingresso di vuoto all'interno del circuito. Non è sufficiente infatti ripiegare su se stesso il tubo del latte e il gruppo prendicapezzolo, perché molte volte si ha comunque un passaggio del vuoto con contaminazioni del latte stesso o fluttuazioni del vuoto in sala. Prima della mungitura, qualora vi siano animali alla quale viene riscontrato un sospetto di mastite, occorre monitorare regolarmente la salute delle mammelle. Per fare questo si usa il CMT, come fatto vedere in precedenza, e si usano i tabulati APA, dei controlli funzionali, i quali devono essere presenti in sala di mungitura in modo tale che gli operatori in maniera tempestiva possono andare a riscontrare la presenza di eventuali animali, ad esempio cronici, o verificare se l'animale stesso precedentemente era sano, in modo tale da mettere in atto eventualmente una terapia immediata o cercare di capire da dove origina il problema in un singolo animale. La routine di mungitura vera e propria inizia dalla prima vacca di competenza della fila. Si eliminano i primi spruzzi, questo l'abbiamo già affrontato, con un movimento piuttosto regolare. Occorre avere dei pavimenti puliti in modo tale che sul pavimento si veda il contrasto fra il latte bianco e la presenza di eventuali fiocchi di fibrina o frustoli. Occorre sempre usare guanti monouso, occorre evitare di bagnare di latte le mani e il capezzole, e se capita di bagnarsi le mani di latte occorre immediatamente disinfettarle con una soluzione appositamente preparata in un contenitore. Queste fasi le abbiamo già trattate in precedenza e vi ricordo che, essendo fondamentali, ripetite iuvant, quindi i primi spruzzi permettono di identificare il latte anomalo mastitico, evitare che il latte anomalo entri in vasca, servono a pulire il canale e lo sfintere del capezzolo, a lubrificare il canale e lo sfintere, a eliminare le cellule di sfaldamento, quindi anche eliminare i microrganismi presenti e accelerare la scarica di ossitocina e quindi il riflesso di eiezione del latte. Senza spostarsi dalla vacca occorre effettuare il pre-dipping. Il pre-dipping è basato sulla immersione del capezzolo in una soluzione, un prodotto specifico con un pH non irritante, e deve essere lasciato sul capezzolo ad agire.
Normalmente il pre-dipping ha un potere detergente e talvolta disinfettante. Ad esempio, nell'area del parmigiano reggiano è vietato l'utilizzo di pre-dipping che contengono disinfettanti, ma sono solo presenti dei pre-dipping detergenti. In altre aree, dove non c'è problema destinato ai residui in caseificazione, si usano dei detergenti che servono appunto ad ammorbidire la cute del capezzolo, a permettere la pulizia con carta o con straccetti del capezzolo stesso e quindi mettere il capezzolo nelle migliori condizioni ad essere munto. Quali sono i metodi di pulizia dei capezzoli e hanno assolutamente pro e contro? Nel caso in cui vi sia una elevata contaminazione è ammessa, ma consideratelo molto evento molto raro, l'utilizzo della dalcetta sulla mano e con la mano la pulizia del capezzolo. Si può utilizzare la salvietta individuale, lavabile poi in lavatrice, si può usare la carta a secco, si possono usare delle salviette predisinfettate o con dei detergenti specifici, si possono usare dei prodotti specifici pre-dipping, sia di questo tipo, sia spruzzo, sia di tipo schiumogeno. Ad esempio gli schiumogeni vanno molto bene perché hanno una bella diffusione sul capezzolo e poi devono essere rimossi o con la carta a perdere o con le salviette individuali. Sicuramente se avviene una corretta stimolazione del capezzolo, la mungitura avviene in tempi molto più rapidi rispetto a una stimolazione carente. Qui vi faccio vedere delle medie riguardanti su alcuni studi condotti dove senza stimolazione del capezzolo il tempo medio di mungitura degli animali è stato riscontrato intorno ai 6 minuti e 30, in caso di una corretta stimolazione e preparazione della mammella il tempo medio di mungitura si abbrevia quasi di un minuto, il flusso medio di mungitura aumenta e aumenta anche la produzione del latte in quanto si ha una migliore spremitura del parenchima mammario. Quindi mi raccomando, dedicate il corretto tempo alla preparazione della mammella. Per quante vacche effettuare la preparazione mammaria? Quante vacche per volta? Questo è in funzione della sala, in funzione della velocità dei movimenti del mungitore e in funzione della condizione di pulizia dei capezzoli. Quindi non si possono dare delle indicazioni generali, si può soltanto dare un'indicazione di massima di quali sono appunto i parametri da tenere in considerazione per impostare una corretta routine. L'importante, e questo è fondamentale, è poter attaccare i gruppi entro 60-90 secondi dal processo, diciamo, di messa a latte. Sono circa 60 secondi per le vacche fresche e sono circa 90 secondi per le vacche proprio produttive di fine lattazione. Quindi vedete come ci sono dei parametri che variano. Tenete presente che, siccome generalmente vengono fatti molti errori di sovramungitura per attacco troppo precoce, occorre cercare di mantenersi intorno a queste medie in termini secondi. Ricordate, 60-90 secondi circa. Perché 60-90 secondi? 60-90 secondi perché la durata di ossitocina è limitata. La scarica di ossitocina dell'animale dura una certa quantità di minuti. Per cui occorre cercare di mungere l'animale completamente in questi minuti. In questa curva voi vedete, dalla preparazione al momento dell'attacco del gruppo, si ha l'eiezione del latte. La curva di eiezione del latte aumenta fino a un plateau, continua per alcuni minuti, poi pian pianino, di mano in mano che i quarti si svuotano, cala e si riduce il flusso di eiezione del latte. Prima di attaccare il gruppo occorre, e questo qui ve lo ricordo, aspettare la scarica di ossitocina che permette la spremitura degli alveoli, degli acini, che consente di far fuoriuscire il latte all'interno dei condotti e arrivare al latte cisternale. Quindi vi deve essere un sincronismo tra l'azione dell'ossitocina e l'attacco del gruppo di mungitura e della mungitura meccanica stessa. Questo è un bellissimo schema che riguarda i tempi di mungitura. Vedete come la preparazione della mammella può occupare dai 10 ai 20 secondi a vacca. Poi avviene un'attesa che è variabile intorno ai 60-90 secondi per vacca fino all'attacco del gruppo. Quindi
da quella che è la preparazione del tempo di attesa e l'attacco del gruppo, quindi dal tempo 0 all'attacco del gruppo, passano i fatidici 60-90 secondi. Quando avviene l'asciugatura e la pulizia dei capezzoli prima dell'attacco del gruppo? Deve avvenire almeno 40-50 secondi dopo il pre-dipping, dove occorre asciugare e pulire accuratamente i capezzoli, in particolare la punta, con carta monouso, asportando fisicamente lo sporco e accertandosi che il capezzolo sia perfettamente asciutto per ridurre lo scivolamento delle guaine. Questa operazione, vi ricordo, può essere fatta con carta monouso, con salviette predeterse o addirittura con pannetti lavati, monouso per ogni vacca, tipo questi, che vengono poi lavati in lavatrice a dei cicli di temperatura alta con appositi disinfettanti per consentire la sanificazione degli straccetti. Per quanto riguarda l'attacco del gruppo, nella corretta routine di mungitura, si ritorna sulla prima vacca preparata in modo tale da rispettare i tempi, ci si munisce di tovagliori per pulire i capezzoli, si pulisce e si asciugano i capezzoli, mi raccomando un tovagliolo per vacca per evitare il passaggio di patogeni e per avere salviette sempre pulite, e senza spostarsi da questa vacca si attacca il gruppo. Le fasi di attacco del gruppo sono parimenti fondamentali. Perché? Perché durante l'attacco del gruppo è molto importante che l'operatore sostenga il collettore fino a portarlo sotto la mammella. Si prendono i gruppi di mungitura e si attaccano i capezzoli in sequenza, cercando di far sì che il tubo del latte faccia un'angolatura tale per cui il vuoto non entri all'interno del collettore e nemmeno quindi richiami aria dall'esterno fino a quando il gruppo non è in corrispondenza del capezzolo. Quindi l'attacco del gruppo deve avere un rumore più o meno simile a questo. Quindi ci deve essere un minimo richiamo di aria quasi assente all'interno appunto dell'impianto di mungitura. L'attacco del gruppo di mungitura deve essere fatto al tempo giusto. Qui vedete poi i particolari dell'attacco. Occorre attaccare il gruppo di mungitura entro 60-90 secondi dall'eliminazione dei primi getti di latte, prestando attenzione a limitare gli ingressi di aria. Per fare questo si piega il tubo corto del latte a Z, e qui vedete questo particolare. In questo modo si ha il blocco del flusso di aria all'interno del tubo corto del latte. Posizionare correttamente il gruppo di mungitura distribuendo il peso sui 4 quarti. E occorre evitare l'attorcigliamento di tubi in gomma. Queste precauzioni fanno sì che il corretto posizionamento del gruppo eviti scivolamenti del gruppo stesso o eviti ingresso dell'aria all'interno dei singoli prendicapezzoli. Se un quarto non si munge perché ad esempio è cieco, occorre mettere un tappo pulito per chiudere la guaina. Il prendicapezzolo non utilizzato deve essere predisposto in modo tale da evitare lo sbilanciamento del gruppo, e questo varia da animale ad animale. Durante la mungitura cosa occorre fare? Il mungitore deve verificare i corretti parametri della macchina mungitrice, verificare che il livello di vuoto operativo sia all'interno del range previsto ed verificare il corretto funzionamento del gruppo. Cioè, spesso e volentieri in sala si sentono dei soffi. In questa situazione i gruppi di mungitura devono essere prontamente riposizionati. La corretta posizione del gruppo durante la mungitura occorre verificare appunto il posizionamento del gruppo e verificare ed intervenire se ci sono scivolamenti delle guaine e ingressi di aria con soffi durante la mungitura stessa, perché questi sono estremamente predisponenti a mastiti. Al termine della mungitura occorre evitare la sovramungitura, in quanto la sovramungitura è considerata la prima causa di iperkeratosi del capezzolo, quindi di danno funzionale anatomico a carico del capezzolo, situazione predisponente all'insorgenza di mastite. Quando la mammella è svuotata, il gruppo di mungitura deve essere staccato prontamente. L'identificazione del momento corretto può essere visiva, tattile, da parte del mungitore, oppure, come avviene ormai nelle sale di mungitura moderne, sono presenti dispositivi di stacco automatico del gruppo.
è molto importante il settaggio dei flussi, cioè del flusso di stacco del gruppo, da parte dell'azienda che controlla periodicamente l'impianto di mungitura. Comunque, una volta all'anno occorrerebbe fare il test con l'actocorder, di cui vi parlerò alla fine di questa presentazione, sia per verificare la taratura di stacco, sia per poter verificare che i mungitori eseguano una corretta routine di mungitura. Anche la rimozione del gruppo deve essere corretta. Perché? Perché quando la mungitura è completata, il vuoto del gruppo di mungitura può essere fermato o manualmente o automaticamente. Prima di rimuovere il gruppo occorre attendere alcuni secondi, in quanto si deve calare il livello di vuoto, questo per evitare traumi ai capezzoli o l'ingresso di aria attraverso le guaine. Lo stacco dei prendicapezzoli va fatto contemporaneamente su tutti e quattro i capezzoli. Come va tarato il dispositivo di stacco? Beh, innanzitutto il dispositivo di stacco automatico prevede una quantità di flusso di latte, e qui abbiamo tarature a 200, 300, 400 millilitri di latte al minuto, il tempo di intervento, il tempo di stacco, ad esempio quanto tempo passa dal raggiungimento della quantità di flusso di latte limite, e il ritardo di stacco del gruppo in secondi. Tutto questo deriva, in funzione della routine di mungitura, della morfologia della mammella e della tipologia dell'impianto e della sala. Tenete presente che negli ultimi anni i flussi di latte allo stacco sono via via aumentati per rispettare sempre di più l'anatomia del capezzolo al termine della mungitura. Al termine della mungitura occorre fare un lavaggio esterno dei gruppi, in quanto al lavaggio interno si occupa l'impianto stesso di mungitura. Dopo la mungitura delle singole vacche occorre sanitizzare i capezzoli delle vacche e occorre farlo appena è stato rimosso il gruppo con prodotti registrati e approvati. Vi ricordo che il capezzolo deve essere coperto per almeno 3/4 della sua lunghezza dal prodotto post-dipping o post-disinfezione. I prodotti non devono arrecare danni sia alla cute dei capezzoli sia lasciare residui nel latte e occorre sempre farsi consegnare dal rivenditore la scheda tecnica. Vi ricordo che di prodotti post-dipping ne esistono di tutti i tipi, di tutti i colori. Sicuramente occorre che ogni singolo allevatore trovi il prodotto più specifico per le sue esigenze e per le esigenze dei suoi animali. Qui è riassunta la routine di mungitura. Non mi soffermo su questa slide, vi scrivo soltanto e vi metto in risalto che la routine di mungitura è un'arte e deve essere eseguita in un ambiente calmo. Dopo la mungitura, il mungitore professionista, nel momento in cui si ha il cambio di vacche in sala, fa tutta una serie di procedure che permettono di tenere l'ambiente pulito. Lava l'esterno dei gruppi di mungitura, lava il pavimento della sala di mungitura e per una mungitura in stalla deve portare un secchio con una soluzione disinfettante. Queste sono operazioni, le prime due, che devono essere fatte in assenza delle vacche. Perché? Perché se noi laviamo i piedi alle vacche, queste defecano in sala. Quindi occorre fare prima uscire le vacche, poi fare i lavaggi dei gruppi di mungitura del pavimento e mi raccomando, non sprecate troppa acqua. Quindi dotatevi delle attrezzature corrette per fare queste operazioni senza determinare appunto sprechi di eccessive quantità di acqua. Per finire questa lunga presentazione sulla routine di mungitura, vi parlo di un sistema di verifica della routine di mungitura stessa. Questo è il Lactocorder, è uno strumento che generalmente le APA provinciali o alcune ditte specializzate hanno e serve per verificare la prassi di mungitura e i corretti settaggi della macchina di mungitura. Lactocorder cosa consente? Consente di verificare la curva di emissione del latte. In questo caso, come vedete, una curva di emissione di una bovina con una corretta preparazione a mammella. Su quest'asse troviamo i minuti, su quest'asse i litri al minuto, cioè il flusso, e vedete che in caso di attacco corretto viene emesso prima il latte della cisterna, poi si ha la spremitura degli alveoli con arrivo al flusso massimo di picco, diciamo 4 litri al minuto, in cui il collettore riceve il massimo flusso di latte, dopodiché si ha un lieve decremento della produzione con eventualmente dei piccoli gradini legati alla riduzione del flusso dei singoli quarti in sequenza.
tutta la mungitura, vedete che in questo caso avviene in un tempo massimo di 5 minuti. Al momento del flusso, in questo caso di circa 400 ml al minuto, si stacca automaticamente il gruppo dall'animale. Questo invece è il classico tipo di curva bimodale per errato attacco del gruppo, senza aspettare i tempi ossitocinici o senza preparare adeguatamente la mammella. Cosa avviene in caso di curva bimodale? L'animale viene attaccato, viene emesso il latte cisternale, quindi voi vedete il latte all'interno del collettore. Finito il latte in cisterna si ha una riduzione del flusso del latte, vedete il collettore che si svuota, poi riparte l'iniezione del latte legata al riflesso ossitocinico e si arriva, vedete, a un plateau di produzione di litri per minuto più basso rispetto ai canonici 4-5 litri al minuto, in questo caso 3 litri al minuto. La durata della mungitura si prolunga, anche il decremento del flusso è più lento e avviene uno stacco intorno ai 7-8 minuti. Chiaramente questi dati sono assolutamente indicativi, quello che dovete memorizzare è proprio questo andamento a gobba di cammello nella curva binomodale d'eiezione del latte, che è assolutamente una curva da non avere e non desiderabile. Esiste un numero in percentuale massimo di bovine che possono avere la curva bimodale, molti impianti di mungitura vi danno questo dato nelle statistiche di funzionamento dell'impianto, grazie ai software collegati all'impianto stesso. Questi sono gli obiettivi per una corretta mungitura, ovvero la prima fase dove viene messo il latte della cisterna mammaria deve durare al massimo dai 0 ai 15 secondi e ha un flusso di circa un litro al minuto, cioè la prima fase di crescita del flusso, dove il flusso arriva a 2 litri e mezzo al minuto, al picco di flusso intorno ai 60 secondi ci deve essere 4 litri al minuto e la fase finale di stacco, in questo caso si considera un parametro ideale 400 ml al minuto. Possiamo parlare di macchina mungitrice, ma ne parliamo nella presentazione apposita perché molte sono le caratteristiche degli impianti e quindi dei diversi sistemi di macchina di mungitura. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un mi piace o fate un commento in modo tale che io possa eventualmente integrare il video oppure avere ulteriori idee per fare altri tipi di video didattici per voi. Vi ringrazio dell'attenzione, ai prossimi video.